Buona vigilia, video natalizio sugli antipasti in casa Simona. Allora, premetto che cerco sempre di preparare cose un po' diverse dal solito, un po' originali. Perché sinceramente il classico, ad esempio, il classico panettone gastronomico mi ha stufato, perché comunque mangi del gran pancarè e nient'altro, ti ingolfi, ti riempi e non mi va tanto, ma mi ha stufato. Così anche i volvan con quelle salse già pronte, tipo salsa cocktail, salsa tartara, salsa tonnata, che disgustano e nient'altro. No, anche no, direi proprio di no. Quei due lì, via. Primo antipasto per stasera. Cornetti in pasta sfoglia, sono semplici da fare, veloci e basta che ne fai un paio a testa. Secondo me fanno una bella figura. Quindi compriamo una sfoglia rotonda, mi raccomando rotonda perché per il lavoro che devo fare io ci vuole rotonda. Ora non vi so dire se la sfoglia so che va bene, forse anche la brisée, però non vi so dire, diciamo che non sono una grossa esperta, la differenza forse c'è. Magari me la dite voi che cucinate più spesso di me. Comunque io ho preso la sfoglia, era anche in offerta, neanche 1 euro. Quindi andiamo a metterla sulla teglia. Facciamo con la rotella per la pasta della pizza, facciamo una croce. Andiamo a fare una croce. E poi, visto che con la croce ci escono 4 triangoli, andremo a fare. Ora, sta a voi se volete farne più piccoli, quindi più numerosi o meno. Noi siamo solo in tre, per cui penso che 2 a testa bastino. Anzi, qua magari, ma seconda di come la tagliate, magari ce ne esce uno in più. Vabbè, comunque facciamo una specie di buccia d'arancia a spicchi. Vedrete che con questi fate bella figura, perché poi vanno farciti a piacimento. Quindi vabbè, adesso non rende perché c'è, si vedono i tagli, direi di sì, c'è sta cavolo di luce. Quindi una volta che abbiamo tagliato la sfoglia, praticamente adesso ne prendo un pezzo così vi faccio vedere, se no poi la signora Jenny Massoni mi dice che non spiego bene. Sono usciti questi triangoli, ok? Quindi cosa andiamo a fare? Aspetta che tanto ne metto uno qua che dà fastidio, così tengo un po' più, faccio un po' più di spazio per gli altri. Cosa andiamo a fare? Io quest'anno li farcisco con prosciutto cotto, quindi andiamo a mettere un pezzettino in mezzo alla sfoglia di prosciutto cotto e un pezzettino di gruyère, perché sottilette non ne ho, se no andavano bene anche le sottilette che si sciolgono bene. Poi cosa facciamo? Partiamo dalla punta del triangolo e andiamo a formare un rotolo in modo che dentro o anche il contrario si può fare, e insomma che viene una specie di fagottino. Beh, io li chiamo cornetti, dovrebbero assomigliare a dei cornetti, però vabbè, dai, fagottini vengono fatti così ripieni. Scusate se sentite la suoneria del telefono, ma oggi è giornata di auguri, quindi oggi suona di lungo. Adesso ne provo a fare un altro, partendo però forse dalla parte più lunga. Forse mi sono sbagliata, ma facendoli praticamente una o 2 volte all'anno è facile che dimenticarsi, insomma. Sì, forse sì, mi sono sbagliata, ragazzi. Partiamo dalla parte più grande e la rotoliamo verso la punta ed ecco che la forma è già differente, assomiglia un po' a un cornetto. Se poi volete fare i ripieghi un po' così, questo sembra più una caramella, va bene, dai, l'importante è il gusto, non l'aspetto. Quindi procediamo e mentre procediamo a riempire appunto tutti gli spicchi di sfoglia, vi volevo consigliare come farcitura anche magari un pezzo di wurster.
O se no farli solo al formaggio con un formaggio non troppo duro, non troppo morbido, quindi direi appunto o un pezzo di fontina o un pezzo di gruyère, come ho fatto io, o se no la sottiletta Kraft, o anche un pezzo di mozzarella. Quindi potete farli solo di formaggio, potete farlo con gli spinaci, fate bollire un po' di spinaci, un bel cucchiaino di spinaci già condito, magari con un po' di grana mescolato. O se no, per i vegetariani, ad esempio, mettere un pezzo di asparago, per dire una punta di asparago, o anche, vabbè, gli spinaci, l'ho già detto, per i vegetariani, se no anche un pezzo di zucchina, un pezzo di zucchina va bene. E io vi dico, a me piacciono col prosciutto e formaggio, perché secondo me sono i più classici e i più completi, direi. L'anno scorso l'avevo fatto col wurstel, e con la zucchina, zucchina e un pezzo di formaggio, se ben ricordo. E quindi niente, vabbè, una volta che fate tutti questi, cioè che li riempite tutti, e niente, se avete un po' di un uovo già aperto, prendete un pennello e spennellate sopra, sulla superficie, un po' d'uovo. E dopodiché li mettete in forno, già caldo. Io ho il forno a gas, diciamo i tempi di cottura non ve li so dire, nel senso che appena vedete dorare la sfoglia vuol dire che sono cotti, perché comunque il formaggio dentro fa presto a sciogliersi. Questo è, niente, è il mio primo antipasto di stasera e spero di avervi dato un buon consiglio, un'alternativa ai classici antipasti. Mi raccomando però, pochi antipasti, perché sennò poi non c'è spazio per il primo e non c'è spazio per il secondo. È anche vero che non si mangia più come una volta, nel senso che io o mangio uno o mangio l'altro, io tutte e tre. O spizzico un po' di uno, un po' dell'altro, un po' dell'altro, allora sì, se no è dura, ragazzi, anche perché poi digerire è dura, non si può neanche uscire a fare una passeggiata per smaltire. Va bene, dai, spero appunto di avervi dato un'idea su un tipo di antipasto da fare, pratico e veloce e buono soprattutto. Ok, ci vediamo più tardi per il prossimo video. Ciao ciao!